Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, con la grazia singolare hai concesso al sacerdote San Pio di partecipare alla croce del tuo figlio e per mezzo del suo mistero hai rinnovato le meraviglie della tua misericordia. Cristo, tuo figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Io sono il Signore che agisce con misericordia, con diritto e con giustizia sulla terra. È l'unico mio bene. Sì, tu, Signore, è l'unico mio bene. Proteggi, mio Dio, in te mi rifugio. Ho detto a Dio, sei tu il mio Signore. Il Signore è mia parte di eredità e mio calice, nelle tue mani è la mia vita. Io pongo sempre innanzi a me il Signore. Sei tu, Signore. Dalla lettera di San Paolo Apostolo. Fratelli, quanto a me non ci sia altro vanto che nella croce del Signore nostro Gesù Cristo, per mezzo di cordia, come su tutto l'Israele di Dio. D'ora innanzi nessuno mi procuri fastidi. Difatti io porto le stigmate di Gesù nel mio corpo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con il vostro spirito, fratelli. Alleluia! Alleluia! Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. Padre, Signore del cielo e della terra. Perché hai tenuto nascoste queste cose ai sapienti e agli intelligenti e le hai rivelate ai piccoli? Sì, o Padre, perché così è piaciuto a te. Tutto mi è stato dato dal Padre mio. Nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio lo voglia rivelare. Venite a me voi tutti che siete affaticati ed oppressi, e io vi ristorerò. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite ed umile di cuore. Che il Signore Gesù Cristo ha portato su di sé. E Padre Pio ha vissuto in un periodo storico decisamente difficile e a cavallo delle due guerre, delle due grandi guerre, e ha visto tantissima sofferenza, tantissimo dolore, tantissima morte. È un uomo che ha toccato con mano la guerra, la sofferenza, l'uccidersi l'uno con l'altro, e quindi davanti a questa sofferenza non poteva chiudersi, ha scelto di non chiudersi in se stesso, nel suo mondo, ma stava lì davanti alla croce del Signore a pregare. Chissà cosa pregava secondo voi nel suo cuore. Portare con te
la croce in questa nostra società, in questo periodo storico in cui io vivo, diceva sicuramente Pio di Pietralcina, uomo che sapeva guardava le persone attorno a sé, non era incentrato solo sui propri problemi, sulle proprie situazioni, sulle proprie difficoltà, sulle proprie chissà che cosa. Era un uomo che guardava attorno a sé, guardava questo mondo piagato dalla guerra, e molte volte l'hanno visto senza mai spostarsi da San Giovanni Rotondo, apparire nei accampamenti dei soldati, anche dei generali che volevano togliersi la vita, perché sconfitti, no? Dalla guerra arrivava lui e diceva: che stai facendo? Lascia stare. Interveniva, cardinali in carcere, situazioni particolari, lui interveniva perché aveva uno sguardo attento. Poi ha guardato un'altra cosa grande, che nella sua terra, lì nel sul Gargano, cosa c'era? C'era tanta sofferenza e mancava che cosa? Mancava qualcuno che si prendesse cura degli ammalati. E allora lì nel nulla, perché adesso San Giovanni, ma all'epoca erano quattro case, hanno costruito questa casa sollievo della sofferenza, una cattedrale nel deserto, nel nulla cosmico, questo ospedale che adesso è diventato uno dei centri più importanti di Europa, ancora adesso, ancora oggi, dove non bastava solo dare le cure, lui chiedeva agli infermieri, ai medici, a tutti coloro che lavoravano in questo grande ospedale, di prendersi cura degli ammalati, non solo di curarli, di prendersi cura, quindi avere degli occhi che guardano la sofferenza. E poi che altro ha fatto della sua vita? Ore e ore a passare a confessare le persone. Molti andavano da lui per il miracolo, infatti lui li trattava malissimo, perché Padre Pio, ma Padre Pio aveva degli occhi che guardavano le persone attorno, accanto a lui, colui che lo cercavano, e subito li sapeva riconoscere, perché chi ama, fratelli e sorelle, sa guardare. Chi non ama e si è distratto, chi ama guarda, e guarda le cose quando vanno bene e quando vanno male. Basta guardare negli occhi una persona. Lui aveva anche questi doni, certamente, ma erano non solo doni di Dio, ma erano doni che Dio le darà a tutti, perché tutti, chi ama Dio, chi allarga il proprio cuore, Dio è generosissimo e dà tutti i doni possibili e immaginabili, di cui Padre niente e di nessuno. L'inganno che questa nostra società ci vuole proporre. Dopo e viva, che bello. Grazie Signore che mi ama, anche per questo di Assisi, davanti al crocifisso. Chi sei tu, la bellezza, la pienezza, l'amore, l'universo intero, e chi sono io? Un verme, un peccatore, e tu ami me così fino al dolore della croce. Ed è questo esperienza della croce che si che cambia il cuore, sia prima per Francesco di Assisi e poi per Padre Pio. Si sono sentiti amati più del Figlio di Dio. Questa è la bellezza del nostro Dio, che dice a me, a te, a delle sorelle, come prima a Francesco e a Padre Pio: io ti amo più di mio figlio. Lo metto e non mi interessa, è più importante che io ti serva dicendo quello che penso, quello che sia buono. È chiaro che siamo Padre Pio per questo motivo, non gli interessava di essere, come dire, la star di San Giovanni Rotondo e del mondo intero, a lui interessava prendersi cura delle persone che il Signore gli mandava. Allora, fratelli e sorelle, se per Padre Pio sì, per San Francesco sì, perché per me e per te deve essere differente? Perché per me e per te non deve essere così? Crescere in questa capacità di guardare con occhi di amore, occhi di misericordia, anche con chi, di prendersi cura gli uni degli altri. Dicevo stamattina una cosa importante: molti corrono a Padre Pio per ricevere le grazie. Padre Pio, fammi qua, fammi là, aiutami qui, bene, benissimo.
Mi auguro che Padre Pio vi ascolti. Il problema è perché? Perché? Se stai malato, tu pensi che se guarisci la tua vita sarà migliore? Tu dici sì, così posso fare i fatti miei, appunto. Così posso fare quello che mi pare e piace, appunto. Il problema non è fare quello che mi pare e piace. Il problema è fare della propria vita un dono. E anche se sei malato, anche se sono malato, si può donare la vita. Padre Pio infatti portava le piaghe con sofferenza e faceva della sua vita un dono. E tutti quelli che lo toccavano, lo sperimentavano, anche noi qui dopo 50 anni quasi dalla sua morte, ancora lo sentiamo vivo, perché era uno che continua a donare la sua vita. Le sorelle, ci mettiamo in piedi e innalziamo adesso la nostra preghiera al Padre. Fratelli e sorelle direttissimi, celebrando la festa di San Pio da Pietralcina, supplichiamo la bontà del Signore per le necessità della Chiesa e del mondo intero. Tutti i popoli della terra sia predicato il Vangelo e si faccia un solo utile, solo parte. Ascoltaci, oh Signore. La vacca, Antonio e Concetta Rosiello, Annunziata e Giuseppe Paciullo, Lina di Gioia, Giovanni e Pietro, perché il Signore li accolga nel suo regno di luce e di pace eterna, preghiamo. E la terra preparerà la festa del pane che ogni uomo condividerà. Ecco quel che abbiamo, nulla ci appartiene ormai. Ecco i frutti della terra che tu moltiplicherai. Ecco queste mani, puoi usarle se lo vuoi per dividere nel mondo il pane. Fratelli e sorelle, perché questo nostro sacrificio sia gradito a Dio Padre onnipotente. Sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Tu hai posto nel cuore di San Pio il fuoco di una così grande carità per Cristo. Egli ha associato la sua passione, lo ha seguito con amore perseverando fino alla croce e ai fratelli, afflitti da pene nell'animo e nel corpo, ha rivelato incessantemente la divina misericordia. E noi, uniti alla moltitudine degli angeli e dei santi, cantiamo senza fine l'inno della tua lode. La lode da ogni creatura. Per mezzo di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che da un confine all'altro della terra offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ora ti preghiamo umilmente, manda il tuo Spirito a santificare i doni che ti offriamo, perché diventino il corpo è il sangue di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Nella notte in cui fu tradito, egli prese il pane,
ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede, annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua resurrezione, nell'attesa della tua venuta, nell'attesa della tua venuta. Figlio morto per la nostra salvezza, gloriosamente risorto e asceso al cielo, nell'attesa della sua venuta, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi, che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo spirito. Egli faccia di noi un sacrificio perenne a te gradito, perché possiamo ottenere il regno promesso insieme con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe, suo sposo, con i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, San Pio da Pietrelcina e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Per questo sacrificio di riconciliazione dona pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Francesco, il Collegio Episcopale, tutto il clero e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno Lillino, Antonio, Concetta, Annunziata, Giuseppe, Lina, Giovanni e Pietro, insieme ai nostri fratelli defunti e a tutti i giusti che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. E ora, prima di partecipare a questo banchetto che è l'Eucaristia preparato per tutti noi, preghiamo insieme come Gesù stesso ci ha insegnato. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà,
come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberarci dal male. Cura e turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi un segno di pace. O Signore, che ci hai nutriti al sacro convito, fa che seguendo sempre le orme di San Pio da Pietralcina, ti serviamo con perseverante dedizione e ci prodighiamo con carità instancabile verso tutti. Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. Adesso con molta calma cerchiamo di organizzarci per la processione. Cercate. E vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore Gesù andate in pace. Buona processione a tutti. Segno di benedizione da parte di Dio per ognuno di noi e perché dia a questo mondo, nostro mondo, davvero tanta pace. Allora adesso diamo loro.